Realdo è un borgo alpino dell'Alta Valle Argentina, vicino al confine italo-francese che coincide con lo spartiacque tra le valli Roya e Argentina. Sorge su un'imponente rupe che si eleva a strapiombo sul torrente Verdeggia e appare, dalla strada di fondovalle, abbarbicato sul costone roccioso. Le case e i tetti in pietra, che gli valsero l'antico nome di Casa di Roccia, ancora oggi caratterizzano l'abitato, perfettamente inserito nel paesaggio naturale. La distribuzione del borgo, lineare sul costone che piega leggermente, si sviluppa attraverso vie parallele lungo le curve di livello, tra loro collegate da stretti vicoli di arroccamento, in alcuni casi coperti da volte in pietra. Realdo ha una struttura compatta, sebbene sia posta su piani diversi che sfruttano l'ottima esposizione in modo da beneficiare della migliore insolazione, ma anche della protezione della montagna dai venti freddi provenienti da nord. Sul margine estremo del terrazzamento roccioso, affacciati sul dirupo, sono allineati piccoli orti coltivati con gran cura, che sembrano sospesi nel vuoto. Fino al 1970, quando fu costruita la strada, le comunicazioni con i centri vicini avvenivano solo tramite mulattiere e ciò costrinse Realdo a una condizione di isolamento economico, determinando lo sviluppo di attività locali sia agropastorali sia artigianali. Gli scambi con le aree esterne erano limitati al minimo indispensabile e per ragioni storiche ed economiche avvenivano più facilmente per vie di crinale verso Briga Marittima in Varroia che verso la bassa valle e il mare. Non deve stupire, dunque, che a Realdo si rimandi alla cultura brigasca che pervase tutta l'area fino alla metà del Novecento. Forse, anche per questo, i caratteri costruttivi del borgo sono un po' diversi rispetto a quelli di altre località dell'entroterra imperiese. Le costruzioni hanno gradini davanti alla porta d'ingresso per evitare l'intralcio della neve, finestre di piccole dimensioni per impedire un'eccessiva dispersione del calore e tetti spioventi. Un tempo i tetti erano rivestiti con lastre d'ardesi a spacco che si cavava nella Valle Argentina. Oggi si vedono anche i manti di lamiera e di tegole di cemento che cercano di richiamare il colore grigio della pietra. Le case sono direttamente fondate su roccia. Hanno un piano terra basso, per lo più voltato in pietra, che ospitava la cantina, la stalla o il fienile, e solai lignei ai piani soprastanti, che spesso sono anche tre o quattro. In generale, si nota una certa consapevolezza costruttiva e attenzione, sia nella realizzazione dei muri con calcari a spacco disposti in corsi suborizzontali, sia nel confezionamento della malta, in molti casi di calce aerea pura e sabbia di torrente. Un'interessante caratteristica del borgo sono i balconi e i ballatoi in legno, sovrapposti su due piani, che si affacciano sulla valle, ancora una volta rimando alla cultura alpina. Poggiano su mensole in pietra o di legno e presentano un impalcato e parapetto anch'essi lignei. Il diffuso uso del legno nei balconi, ma anche nei solai, nelle strutture dei tetti e negli architravi di porte e finestre, è legato al territorio ricco di boschi. Qui i larici si trovano al di sotto dell'altitudine ottimale e si mescolano con i castagni, in gran parte piantati nel corso dell'Ottocento. L'uso sapiente della pietra e del legno contribuisce a rendere il borgo di Realdo parte integrante di quel paesaggio culturale che rappresenta l'opera combinata della natura e dell'uomo.